Dopo aver fatto una piccola pedicure, applico la mia base rinforzante, questa che utilizzo sempre, cioè questa dell'Avon, su tutte le unghie. Vedete che già il risultato è quello di una brillantezza che si nota. Poi passo al secondo passaggio applicando questo smalto della Your Time, un celeste davvero brillante. Ho applicato questo smalto appunto celeste, adesso vado con il terzo passaggio, cioè passare una mano di questo smalto brillantinato della Deborah. Sulle altre unghie lo stenderò per intero, mentre sull'alluce farò tipo una curva, perché all'interno di questo smalto brillantinato andrà un bel fiore. Dopo aver applicato appunto lo smalto, questo brillantinato rosa della Deborah Shine and Touch, allora, come potete vedere, qui l'ho applicato su tutte le unghie, mentre qui ho fatto questa piccola striscia dove andrà a finire un mio stickers adesivo. Potete scegliere quello che volete, potete mettere queste farfalline tipo quelle che ho io, oppure anche dei semplici fiori, insomma quello che più vi piace. Quindi questo stickers andrà all'interno solo di questo dell'alluce, dove appunto abbiamo fatto questa sorta di linea curva. Io ho deciso di applicare questa farfallina e quindi l'ho messa al centro della striscia, così mi sembra tipo il riflesso del volo della farfallina. Ora dal video non si vede bene, comunque alla fine del video vi lascio le solite immagini come sempre. Spero che la LanArt vi sia piaciuta, è davvero molto semplice da realizzare, molto estiva. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!